Io vi racconto, la Georgia è tanta roba ragazzi, perché come sapete, come penso sappiate, è un po' quando si arriva all'aeroporto di Tbilisi te trovi scritto Welcome to the Homeland of Wine. Loro si guadagnano questa primogenitura di essere la regione, la nazione dove il vino è nato. In realtà effettivamente ci sono delle cantine, hanno trovato proprio ultimamente dei resti di cantina che avrebbero 3.000 anni, 4.000 anni di storia. Quindi effettivamente è una zona dove c'è un'emozione particolare a produrre vino, perché sembra che la vite, anche se poi la tradizione dice che è nata sul monte Ararat, come sapete Noè arrivò con l'arca, scese dall'arca, piantò la vite e si ubriacò. Non si è capito come, però evidentemente che l'uva lì era evidentemente già alcolica. Il monte Ararat è comunque sempre nella zona del Caucaso, siamo in Turchia, fra Turchia e Armenia, per cui in ogni caso dovete pensare che al museo di Tbilisi ci sono dei gioielli d'oro che rappresentano dell'uva di 2000-3000 anni prima di Cristo. È veramente una zona stupefacente da questo punto di vista, l'emozione di andare a produrre vino dove probabilmente qualcuno lo faceva 3-4000 anni prima di me è stata grande. La varietà principale è Saperavi, che è una gran bellissima varietà. Naturalmente c'è tutta la storia dell'Unione Sovietica, che aveva distrutto gran parte delle varietà locali. Oggi sembra ci siano di nuovo, abbiano ritrovato circa 500 varietà che nell'ambito del Caucaso e della Georgia, però il Stalin, come dice, gli piaceva tanto il Cabernet Franc, aveva distrutto tutto e beveva solo Cabernet Franc. In realtà poi non è così vero, perché in realtà a loro interessava fare produrre. Questo è il primo vino che abbiamo fatto, è un'azienda nuova con cui lavoro dal Covid, e ci ho già lavorato negli anni nel 2008, quando Putin poi bombardò Tbilisi per prendersi l'Obsezia. Quindi io già una ventina d'anni che bazzico la Georgia, e devo dire, questo chiaramente essendo il primo vino che facciamo, ancora sappiamo dobbiamo migliorare tanto. Considerate in Georgia un po' come la Napa Valley, no? Hanno piantato prima tutte le zone facili nelle pianure, e ora si comincia a capire che bisogna piantare in collina, insomma, se per chi ha fatto il classico sa che i latini già dicevano Bacchus amat colles. Per chi non ha fatto il classico, insomma, l'uva deve stare in collina, non nelle pianure, e così è. Quindi adesso anche in questa azienda qui abbiamo acquistato dei terreni sulle colline, per fortuna mi danno retta, e quindi faremo sicuramente meglio. Questo è Saperavi 100%. In Georgia, come sapete, ci sono due tipologie di vino oggi: quelle con i quevri, cioè le anfore, che vengono considerate vino tradizionale, e poi anche loro stanno facendo soprattutto vino, come lo chiamano, europeo, con le barrique e così via. Non vi voglio rubare troppo tempo, anche perché Andrea lo sa sicuramente poi definire molto meglio di me, quindi se vi piace siamo contenti, se non vi piace non ci menate. Grazie Andrea, sempre una grandissima sensibilità, e fa molto piacere, ecco, che si dice, no, che il mondo del vino va scoperto, ma noi italiani è meglio se ci ritagliamo un ruolo di guida. Ci sono gli famosi flying winemakers, no, che girano un po' il mondo, vanno a fare il vino. Dei nostri devo dire che sono piuttosto timidi, non ce ne sono molti quelli che viaggiano, dovrebbero viaggiare di più. Andrea col suo stile ci fa molto piacere che vada a fare l'ambasciatore di come facciamo vino noi. È molto importante, insomma, il vino che se ne berrà sempre meno, quindi il
il vino di qualità dovrà essere selezionato bene. E secondo me l'esperienza di guidare anche la Georgia verso nuova modalità di fare vino, anche perché è vero il vino in anfora, per come lo intendono loro, il vino comunque viene fatto sottoterra, viene tirato fuori, bevuto in queste orge dionisiache che fanno, che perlomeno visto ai nostri occhi occidentali, ne bevono, dopodiché il vino finisce, non c'è il concetto del vino in bottiglia, del tenerlo lì, del comprarlo, venderlo, è veramente un concetto di vino proprio come alimento, come parte della vita quotidiana. Questo è un modo di utilizzare il terroir georgiano per fare un vino all'europea, come direbbero loro. In effetti il profumo però ha quelle componenti un po', qual è il profumo che ti ha colpito di più del Saperavi? Il Saperavi assomiglia molto al Syrah, quindi è speziato, poi c'ha un po' di liquirizia, diciamo quello, il pepe classico anche del Syrah, infatti assomiglia molto, vorrei sapere anche dal punto di vista del DNA se ci sono delle... A livello di colore, no? Poi se vogliamo che si dica la storia, il Syrah è comunque nel nome, no? Shiraz, che viene comunque dall'Oriente, di sicuro le varietà molto colorate, molto profumate tendono a piacere di più, perlomeno adesso tutti vogliono bere prima di meno colorati, ma in realtà un vino come questo ha tutto per colpire. Si diceva la spezia, si diceva il frutto, ribes nero, ribes rosso, ma il naso è quasi un po' mediterraneo, no? C'è il camemoro, c'è l'elicriso, ci sono delle note aromatiche molto profonde, unite a qualcosa che ricorda il cuoio, qualcosa che ricorda qualche resina, qualche nota piccante, e in bocca direi che sicuramente è stato qualche nota un po' sul vegetale, un po' di rabarbaro, il sedano, qualche nota vegetale che però lo rende fresco, che comunque è un vino, se dite in bocca, chiaramente non è da bere, non è da strabiliare la ciotola, è più un vino da carni, da arrosto, carni bianche, carni che abbiano un qualcosa magari del latte con della pancetta, ci vuole un corrispondente, tra l'altro c'è anche una bella nota affumicata, quindi anche se c'è della affumicatura nel piatto, e anche col tartufo, si apprezza bene anche se c'è una guarnizione al tartufo che richiama qualche nota un po' terrosa che può avere questo vino. Quindi insomma, avete visto, un piccolo microcosmo di aromi sicuramente alternativo rispetto a quelli che siamo abituati a assaggiare, quindi buono quando c'è Saperavi mescolato a Cabernet e altri, ma anche in purezza è un'uva che veramente poi si presta all'appassimento, si presta a essere lavorata in varie occasioni. Questo è il primo, diciamo che partite già alti, questo è già un Saperavi di livello molto elevato, ce ne sono di varie qualità e è un mondo a sé, cioè così come diciamo Sangiovese, ma Montepulciano, Chianti, Antinazio cambia, il Saperavi cambia tantissimo, quindi può essere usato anche come chiave di lettura sia in Georgia che in Moldavia per leggere il territorio, quindi ancora nuovi spunti per i vostri viaggi enoici. Buon proseguimento. Grazie. Grazie a voi.